alza bandiera. Thank you.
Oggi siamo qui riuniti per un evento storico di fondamentale importanza per il nostro Paese. Il 25 aprile, giorno della liberazione. Il 25 aprile del 1945 segna la fine della dittatura fascista della Seconda Guerra Mondiale. Costituisce la fine di un'oscura e tragica epoca della nostra storia. Rappresenta la vittoria del popolo italiano sulla tirannia, sull'oppressione e sull'odio. È simbolo di speranza, di resistenza e di solidarietà. È un giorno in cui ricordiamo le vittime della guerra e della violenza e onoriamo coloro che hanno sacrificato la propria vita per difendere la libertà e la dignità umana. Un giorno dunque che costituisce una pietra miliare della nostra democrazia e racchiude in sé un significato universale e fondante per la nostra nazione. La lotta di liberazione fu condotta coraggiosamente da donne e uomini determinati che sacrificarono tutto per restituirci la dignità perduta. Attraverso il loro sacrificio l'Italia fu liberata dal giogo oppressivo del regime dittatoriale che aveva soffocato le nostre libertà individuali e collettive per diversi anni, aprendo le porte ad un futuro di pace e democrazia. Ma da quel momento iniziò un nuovo corso di rinascita per l'Italia. Una ripartenza caratterizzata da un profondo senso di solidarietà, di fratellanza e di rispetto verso il prossimo, con l'obiettivo di costruire un paese più giusto, più equo, più prospero. Una nazione fondata sui principi di libertà, di uguaglianza e di giustizia sociale. Lottare per la loro libertà e per la difesa dei loro diritti. Guerre prossime che rischiano di degenerare e inasprirsi sempre di più perché figlie di vecchi e irrisolti. Può fare la differenza partecipando attivamente alla nostra comunità proprio come state facendo oggi per costruire un ambiente inclusivo e giusto per tutti. Buongiorno a tutti. Adesso proseguiamo un momento. La scuola primaria di Vigone ci ha preparato un po' di pensieri a tema. Vi volete presentare? Siete la classe di? La scuola primaria di Vigone, classe quinta. Quinta, benissimo. Allora, volete venire qua magari davanti? Così non vi nascondete dietro. Ok, chi inizia? Mi chiamo Lucas. Buongiorno a tutte e a tutti. Il 25 aprile è un giorno fondamentale per la storia d'Italia. Vogliamo anche commemorare le vittime di tutte le guerre e coloro che hanno lottato contro le dittature perché credevano nella democrazia, nella pace e nel rispetto di chi è diverso e soprattutto per la libertà. Infatti la nostra Costituzione nasce proprio dalle idee di democrazia e di libertà. Abbiamo scelto di leggere una poesia dal titolo La madre del partigiano di Gianni Rodari. Sulla neve bianca bianca c'è una macchia color vermiglio, è il sangue di mio figlio, morto per... Vogliamo ricordare i vostri nomi? Aurora. Edoardo. Gloria. Serena. Giulia. Lucas. E ringraziamo anche... E ringrazio la nostra magnifica banda, che penso che ci allieterà ancora con un pezzo. Buona festa a tutti, buon 25 aprile, ringrazio della presenza... di Cercenasco con il sindaco Teresa Rubiano e anche tutti i consiglieri di Cercenasco. Grazie a tutti, buona festa e viva la libertà!
Antonio. Che dopo offriranno a voi il nostro aperitivo alpino. Abbiamo pensato di fare il panino con il salamino e i crauti perché ci sembrava più in tema con il nostro essere alpini di montagna. Non mi dilungherei oltre, vorrei solo leggervi brevemente una comunicazione che ci ha mandato la nostra madrina Mara Taranzano, che lei vive, è madrina del nostro gruppo, però vive in Toscana, non è potuta essere presente oggi qui e mi ha chiesto di leggervi questo. Cari alpini, purtroppo in questa giornata di festa non posso essere fisicamente lì con voi per impegni di lavoro, ma con il cuore di madrina degli alpini di Vigone sono al vostro fianco. Ho avuto l'occasione in settimana scorsa di visitare la vostra nuova sede e l'ho trovata molto accogliente, che trasmette un calore alpino non indifferente. Quindi vi dico bravi, avete fatto un eccellente lavoro. A tutti. È particolarmente significativo essere qui oggi in una ricorrenza particolarmente importante non solo per la nostra città ma per l'intera nazione, perché come dicevamo prima oggi celebriamo la riconquista dei principi di libertà e di democrazia, principi riconquistati grazie anche al supporto determinante degli alpini di ieri e custoditi con grande sforzo oggi. Grazie molto sindaco. Passerei la parola al vicepresidente sezionale Cristian Massimino per un saluto della sezione alpini di Pinerolo. Grazie. Vai. Ok. Thank you.
pensione, andiamo alla caravella alpina. Prego. Non lo voglio niente, no? Grazie a voi.